Così ti dico, ogni tanto mi arrivano delle richieste, non escludo di fare delle collaborazioni, perché ti ripeto, è una cosa molto stimolante, che poi ritrovo anche quando faccio lavoro su me stesso, quindi assolutamente non lo escludo. Certo, sono comparti e poi ti strani. dico anche riguardo, proprio a proposito riguardo pop, folk, ho inserito in scaletta alcune canzoni che ho scritto appunto per Neco, per Mietta, Mi me ricordo. le sono ricucite addosso, riarrangiate, gli ho cambiato un po' la veste, me ne sono un po' riappropriato Le hai e rondizzate, sì, insomma. l'ho Ma rondizzato. voi avete adesso, perché di solito quando ci sono le interviste così bisogna per forza di cose, è anche come giusto che sia, promozionare l'album e tutto. Invece c'è qualcosa che fate a livello di, non so, prove o divertimento tra voi, qualche pezzo improbabile in versione folk? Dobbiamo stare molto attenti nel fare questo, ma ti spiego perché. Perché mi è capitato un paio di volte, per esempio una volta abbiamo fatto Heidi e una volta e poi sono entrati in scaletta, capisci? Quindi Com'è che faceva Heidi? Caprette ti fanno ciao, neve bianca. E quindi poi capito, poi l'abbiamo inserita. Oh! Scusa, mi è partito anche. Volevo inserirmi anch'io, ho fatto il cane del Sì. nonno, giusto per Com'è che si chiamava tra fare. l'altro? Neve, forse? Neve. No? Te l'hai visto ieri pomeriggio? Anche stavolta mi sono fatto sgamare su quelli che sono No, i miei gusti. Beh, perché lo vedi a una certa età, lo vedo anche in modo diverso. è vero. Guarda che questo è, no, adesso, a parte gli scherzi, è C'è tutto verissima questa cosa. un. Te la vedi così, ma signora Rottermeier, ad esempio, fattizzano un poco, visto a una certa età. Tu me la butti subito sull'erotismo, No, ma non è così. sai, con Andy non si può, per carità. Però se vai sulla Rottermeier la vedi a una certa età, dici, No, però non era poi così io in realtà male. la vedo, la Quel vedo, la vedo. piglio poi così un po' autoritario, sai Un po', ma com'è. io in Un realtà frustico. la vedo in modo diverso perché Heidi, quando se, la vedi come insomma un simbolo di candore, no? di trasparenza, di sincerità. In realtà, cioè, una che ti dice, adesso parliamoci chiaramente, è un idolo, insomma, non Sì, andiamo a però intaccare perché comunque è una tu persona, vuoi citare il testo, è lo un idolo, so, cioè, lo so, lì è capito? un Ti dramma. parla di certe cose, una che vede sorridere i monti, Non mangia e beve alla piacentina, cioè, per Mi sembra, capire, capito, le assume caprette cose, fanno ciao, ciao, tutto un sono tutte cose che, serio, e quindi ti fa rivalutare anche questa è vero. cosa Tu qua. che sei avvezzo a questi, appunto, a scrivere canzoni, testi, quando secondo te chi scrive quello ha, insomma, nel Guarda, io senso, credo che a volte qualche. siano cose che vengono fatte veramente con ingenuità, con candore, con veramente la voglia di dire quella cosa lì. Credo che Ma qualcuno perché sia più spinge. astuto di quanto Sì, possiamo credere, sì, che ci perché abbia spinge a fare giocato. il bambino, ma. Cioè, però non è Sì, poi. credo che Lo qualcuno ci abbia giocato volontariamente. Però ci sta, è bello perché sono quelle, fanno la storia, no? Fanno quel retroscena interessante. so. Assolutamente sì. Adesso quindi. Siete in giro i prossimi piatti? No, no, scusa, No, adesso prossime date dovevo dire. Piadina, vero? Siamo a Rimini, siamo a Milano, siamo a Cuneo, quindi È dura lì, dunque è bollito, Cuneo. Milano riso, Sì. l'ossobuco milanese. Dobbiamo iniziare a suonare un po' più tardi, perché l'orario lo si fa in base alla digestione. Perché è vero, dipende dalla mangiata e Sai che quindi di solito i badi. cantanti si portano il propoli, le risi, Sì, ma queste questo cose. è. Noi ci portiamo tipo la citrosodina, insomma, il Malox. La soluzione Schum, amaro medicinale, queste Giuliano, quelle cose lì. Ma in effetti c'era quella storia che se uno mangia prima, dopo, durante, non va bene. Per non sbagliare, ne mangiamo prima, dopo e durante. Così. Che per non far sentire disagio il Sì. fisico, perché delle volte appunto lo scompenso della digestione è queste E poi non cose. abbiamo parlato del bere, ma questo lo No, ma affronteremo quello lo quando so, si può. sarebbe No, un capitolo a parte no. dove dovremmo No, non fare beviamo, non beviamo. zero proprio. Ma anche lì andate sul locale come assaggio, io dico, una degustazione Sì, poi parlo. ci sono quei Oppure vi punti porti. Sì. fermi.
che sono cose che insomma non Piacenza vai. Cosa beh c'è il Gutturnio sì. Stavo a guardare nel Gutturnio l'Ortrugo, il Gutturnio, poi ci arriva anche un po' di Lambrusco, ecco, perché qualcosa di sì, per stare un po' più frizz per sì, la digestione sì, sì. Però anche quello lì è un tema che andrebbe affrontato a parte, però anche quelli sono momenti difficili. Ma lui lo sa come si chiama il DVD? Ah, il DVD nostro che abbiamo registrato al Teatro Municipale a Piacenza si chiama... no, bisogna essere sempre... abbiamo registrato questo DVD e si chiama Tortelli e Vino Rosso proprio. quando si sceglie un titolo proprio musicale... Perché la nostra è una storia di Tortelli e Vino Rosso. Un impasto sì. Musicale, c'è cioè tutto il ripieno. Ma tu, guarda, c'è nel disco nuovo c'è un pezzo che. Ecco, c'entro qua. Che parla, insomma, è dedicato un po' alle tre cose che ti fanno capire quanto poi la semplicità possa renderti felice, no? Quanto sia collegata a le cose che sono gratis, sono quelle che poi alla fine ti rendono più felice, quanto le cose semplici, insomma, abbiano un valore invece importante, insomma, per la nostra serenità. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, birra e la musica, e la ragazza bionda con il vestito blu. Siamo venuti per la musica, la birra e la musica. Sì! Però mentre potrebbe sembrare che ci sono valori al di là, però la musica è al primo posto, questo è importante. Sì. Perché prima di tutto, quindi il resto la per carità. Con vestito blu, sì, però la musica, ecco, sì. Proprio si capisce che voi avete quella, siete focalizzati lì e basta, poi il resto, vabbè, sono piccoli dettagli. Vabbè, quando devi pur nutrirti. Ecco, una roba che io adesso, questo è proprio a livello confidenza, ma lì voi puntate dal palco, sì, pesantemente anche. Io no. Ma non ci crede nemmeno. No, no, lui non, molto, lui molto. Lui è perché... Lui non, molto... Infatti ho visto, no, è abituato, non guarda un tasto a pagarlo un milione, lui è attento così. Alla... è per quello che lui ha studiato tanto per arrivare a questi... Per avere un po' come il fare, come se quel coso che picchi con l'altra mano... Come... L'automatismo. L'automatismo. Bravo, vedi? Caspita, sono... C'è il suo bel perché. E beh, ma... ma il adesso non vorrei che poi qualcuno vede e poi svegliamo i trucchi, ma c'è un gesto convenzionale così che no. Zero, cioè, vedi. A parte che no, il cantante, ecco, è sempre quello che becca di più, diciamo le cose, ecco, solitamente chi è il cantante e il chitarrista. In questo caso non ce n'è per nessuno. E quando mai arriva il fisarmonicista, ma che se lo sono momenti difficili, no? Diciamo perché tipo quella signora là di 75 anni, sì. Aspetta che me l'hai detto nascosta, lui sta che dicendo delle cose. Allora, quando tu fai sei in spiaggia e c'è il falò, quello che suona la chitarra e canta, no? Beh, no, come no? No. Ma perché è impegnato. Ah, perché suona e canta. Beh, anche quello che fa che tiene bada al fuoco non se lo fa sorridere. Sempre alimentare. No, ma no, ma però poi dopo, vabbè, ho capito, in quel momento lì, ma il giorno dopo è lui che viene ricercatissimo, no? Ecco, devi riuscire a coltivare certo. Il giorno seguente. Però io volevo, cavolo, capire com'era. C'è un gioco di sguardi, lo so. Però si capisce se c'è della ricettività, sì. O ti distrai rispetto al pezzo. Guarda, io vabbè, ti dico, sono cose che non... Cioè, no, sono cose che si sì, ecco. Benissimo. Sì. Sono pubbliche le relazioni. Bravo. Cioè, non è che noi facciamo i deficit. No, è vero, no. C'è sempre comunque uno scopo professionale. Ma ci mancherebbe altro. Il pubblico, infatti, va proprio così che... Vi una cicatrice, una gloissima snoz, letra del mesuris. Mil
l'ai vu la cicatrice da metà un scarabocci e la trama d'un film. Mi l'hai vu la cicatrice par conta la mia storia e imparai la memoria. Che finale. I prossimi, come posso dire, grandi avventure le sapremo, però la prossima volta ve lo dico già, o mi dite bene come si fa o non mi devi chiedere a lui. Ecco, non entrate più. Il passepartout è la chiave. Tu non suoni qualcosa. Porco, okay. Citofoni. Però più che se chi è latte d'acqua non è zero, un cavolo di problema. Vabbè, alla prossima. Sì, okay. Ci vediamo presto. Me la contate giusta. Ha già fatto lo sguardo, non sono da prima fila, non cominciare a guardarmi così.